ti parlo dell'invidia. È un'emozione devastante, distruttiva. Devi trasformarla. Quando provi invidia per qualcuno che ha raggiunto un successo in un campo professionale o privato, è come se tu pensassi che quella persona, avendo raggiunto quel successo, ha portato via a te qualcosa, la possibilità magari di ottenere il medesimo successo nello stesso campo. Non è così, non è così perché le possibilità di avere successo sono praticamente illimitate. C'è tanto, tanto successo da raggiungere e ci sono tante, tante possibilità. Quando vedi qualcuno intorno a te che ha avuto successo in un campo a cui tieni particolarmente, dovresti considerare questa immagine come un promemoria, un avviso che per te è giunto il momento, la porta è aperta, la strada è libera e puoi raggiungere il tuo successo in quel campo. Trasformare l'emozione dell'invidia e della gelosia nel sentimento della possibilità e della forza è straordinario. E si fa. Ti aspetto al centro della lingua del drago, dove l'impossibile è solo la base per la creazione di infinite possibilità.